Allora, siamo qui al liceo Volta con due studentesse del liceo, occupato, come possiamo vedere, i ragazzi sono in cortile in assemblea. Quando avete occupato e perché avete occupato? Allora, abbiamo iniziato l'occupazione ieri mattina in assemblea plenaria. Abbiamo occupato principalmente per mostrare un modello di scuola e quindi rappresentare, dal momento che al momento il sistema scolastico non rappresenta gli studenti, e noi lo stiamo facendo valere le nostre rivendicazioni, stiamo cercando di sensibilizzare sulle nostre rivendicazioni e portare quindi un cambiamento reale, non solo all'interno del nostro liceo, ma a livello proprio delle istituzioni. La morte di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Renoci. L'ho scritto, la seconda prova scritta alla maturità. Cosa ne pensate? Ma guardi, questi sono temi che sicuramente sono stati la scintilla di tutte queste occupazioni e sono temi che nella nostra occupazione abbiamo toccato. La morte di Lorenzo ci ha davvero ci ha mortificato a tutti perché è stato un atto che sicuramente è stato colpa anche di una mala gestione dello Stato e della scuola lavoro. Tutti siamo d'accordo sul fatto che la scuola lavoro come ora non vada bene, ma non mi sento di parlare per tutti gli studenti. Ecco, siamo sicuramente tutti qui perché come stanno le cose ora non ci piacciono e vorremmo cambiarle. Come pensate che, perché sono molte le scuole occupate in questo momento a Torino, c'è sostanzialmente una mobilitazione a livello nazionale. Come pensate che in questo momento la politica stia rispondendo alle istanze, a quello che vogliono gli studenti? Purtroppo quello che mi sento di dire è che c'è ancora tanta indifferenza e tanta poca collaborazione. E questo è un problema e purtroppo speriamo di risolverlo e di farci ancora sentire perché domani scenderemo in piazza, saremo ancora di più della scorsa manifestazione ed eravamo ancora di più di quando poi la polizia, la prima manifestazione, ci ha preso a manganellate senza motivo dei nostri coetanei e abbiamo delle testimonianze su questo. Grazie, grazie, davvero grazie. Grazie mille.